gesto importante che serve a livello materiale, ma serve anche a livello per lanciare un messaggio alla città. In questo momento particolare è importante andare a donare, continuare a donare per chi è insomma, donatore assiduo. È importante anche fare quell'attività in questo periodo particolare di donazione del plasma per la procedura sul Covid. Quindi l'invito che facciamo dal comando della Polizia Municipale è di seguire l'esempio e il gesto che stanno facendo oggi gli operatori della Polizia Locale. È un gesto importante, non costa nulla e fa anche bene, insomma, perché con questo sistema riusciamo a tenere sotto controllo anche il nostro organismo tramite delle analisi, tramite un check-up generale. Quindi sensibilizzare, stiamo cercando di sensibilizzare con questo gesto anche chi in città ha delle remore sulla donazione del sangue. È un gesto semplice, veloce, importante. Riusciamo a salvare qualche vita, riusciamo a autocontrollarci. Quindi l'invito, ripeto, è a tutti i nostri concittadini di recarsi presso la sede dell'ospedale o presso le unità mobili che ci sono in giro e donare il sangue. Incredibilmente, soprattutto in questo periodo, tenendo considerazione di quello precedente, in cui c'è stato un calo incredibile di donatori e quindi una riduzione sia degli interventi, delle trasfusioni d'emergenza e quant'altro, ora più che mai è molto importante, anche perché dalla donazione di sangue normale che viene fatta, che sia al Morelli, al Centro Prelievi oppure alla nostra sede in Avis, si ottengono non uno, ma addirittura tre componenti, quindi plasma, piastrine e globuli rossi, che quindi andranno a tre donatori, tre riceventi diversi, che avranno bisogno per tre ragioni diverse. Quindi una persona dona a tre persone. Sì, è importante un segno di attenzione al prossimo che sta diventando ormai una consuetudine della Polizia Locale. Siamo al quarto momento, almeno da quando ci sono io, ma ho trovato insomma, porte spalancate perché era già istituita presso il comando una sezione Avis. E quindi siamo felici, contenti di poter contribuire anche in questo periodo particolare a questo gesto di immensa umanità. Io personalmente sono un donatore ormai da 30 anni, quindi abbraccio in maniera entusiastica questa opportunità. Ringrazio il cavaliere Parrucci che ci ha messo l'anima su questo momento, come al solito, anche lui donatore di lunghissima data, e tutte le altre forze di polizia che ci hanno fatto l'onore, insomma, di stare al comando a fare appunto le donazioni nel momento organizzato proprio dalla Polizia Locale.